Fabio Panzeri. Manuela. Quanti anni hai? 32. 33. Da dove vieni? Vengo da Milano. Milano. Dove andrai? Andrò in Brasile, in Maranhão. A Barra do Corda, nel Maranhão. Qualificati. Futuro padre. Educatrice professionale. Partirei da solo? No, partiremo in tre. Mia moglie e mia figlia insieme a me. No, partirò con mio marito e mia figlia. Quando hai sentito la prima volta di dover partire? L'ho sentito quando ci siamo sposati e abbiamo capito che ci sarebbe piaciuto essere una famiglia aperta e accogliente e con uno sguardo bello sul mondo. Non lo so. Spiega con poche parole perché stai facendo questo passo. Sto facendo questo passo perché è una cosa bella, una cosa che mi piace, è una cosa che voglio fare con la mia famiglia e quindi siamo pronti per partire. Perché tutto andava bene e allora ogni tanto c'è bisogno di novità. Ritieni che stai rinunciando a qualcosa di meglio? No. No, sono stata quasi licenziata oggi dal lavoro, per cui no. Come hanno reagito alla notizia le persone che ti conoscono? Hanno reagito bene. Mia madre non ha pianto, al contrario delle mie previsioni, e quindi hanno reagito bene, insomma. Anche i nostri amici hanno reagito con gioia. Ma mio padre dall'altro lato del tavolo ha detto voi siete matti e poi ha cambiato argomento. Hai qualche paura? Animali esotici. Ma più che altro che mia figlia gattonando si metta in bocca di tutto. La cosa più divertente che farai in missione? Giocare con mia figlia. Spero la pastorata crianza. Hai già fatto la valigia? No, l'ultimo. Quella per quando partorisco, sì. Quella per il Brasile, no. Dimmi tre cose importanti che metterai. Metterò i pannolini lavabili per mia figlia, metterò le infradito e metterò gli occhiali da sole. Metterò il liquido delle lenti, gli occhiali da sole e un po' di tutine per mia figlia. Adesso altre tre importanti, ma che lascerai a casa. Molte amicizie, si può dire? Molte amicizie. La nostra casa e il mio lavoro. La carrozzina, un casino di libri e giochi in scatola. Giochi in scatola? Ce li avremo. Abiterai da solo con altri? No, abiterò con la mia famiglia a Barra do Corda. Con Fabio, spero, e mia figlia. A che ora penserai di andare a dormire o di svegliarti? Ah, ci si sveglia molto presto, alle 6, e si finisce altrettanto presto, secondo me 8 e mezza a letto. E Fabio ha detto che il sole sorge alle 6, cioè alle 6 c'è la luce piena, per cui ci sveglieremo, penso, alle 6, e alle 6 viene buio, per cui andremo a letto tirando tardi alle 9, 9 e mezzo. Potrai uscire quando vuoi? Moglie permettendo, sì. Ma penso di sì. Poi non so, nel senso che vabbè, con la bambina dovrò seguire, tipo se lei dorme il pomeriggio dovrò stare a casa. Dipende un po'. Chi farà da mangiare? Manuela. Io. Qual è il tuo vaccino preferito? Il tuo vaccino? Sì. La febbre gialla. Il mio vaccino preferito? Penso all'epatite A. Penserai di guidare? Sì. Spero. Sei contento? Certo. Sì, sempre. Di una cosa brutta a chi ti sta accanto. Permalosa. No, questa era la mia. Sei tu permaloso, io no. Adesso una bella. Mi dai gioia. Partirei solo con te. Lascia un messaggio ai ragazzi e alle ragazze che ti stanno ascoltando. Vi auguro di poter vivere un'esperienza missionaria come la stiamo vivendo noi, un'esperienza bella e con passione. Vi auguro di avere qualcuno accanto che vi vuole bene e di andare lontano e che i vostri passi siano sempre sulla nella pace. Saluta!
Ciao! A te largo! Ciao Marta!